Pronto? Sì, buongiorno. Chi è? La Campus Green Network è il produttore per l'energia elettrica. Si è Aspetta, chiaro non ho capito, puoi ripetere un attimino, piano piano però, se no non capisco. Green Network è il produttore per l'energia elettrica e fornitore di gas metano. Noi stiamo applicando un prezzo che è 7 centesimi per l'energia elettrica e 31 centesimi per il gas metano. Lei signora attualmente con quale gestore si trova per la luce e il gas? Ma noi non siamo il gestore, noi siamo senza gestore, noi siamo in pratica tutta una storia, una situazione un po' particolare, capito? Ma perché? Noi non c'avemo il gestore, non c'avemo niente, il gestore non c'avemo, c'avevamo la corrente, però il gestore non c'avevamo. Allora, mi dai il suo codice fiscale e verifico io con quale gestore si trova. Ma non c'avevo manco il codice fiscale, io so soltanto che mio fratello si è attaccato ai fili del palo che sta qua di fuori, con i fili della corrente, se siamo attaccati al palo. Allora, un attimo, un attimo. Sì. Pronto? Sì. Allora, signore, per verificare con quale gestore mi si trova attualmente, mi deve dare un attimo il suo codice fiscale. Ma allora se siamo capiti, noi c'avemo il codice fiscale, se siamo attaccati coi fili da corrente al palo da luce da strada che fa la luce sulla strada. Hai capito? Se siamo attaccati con due fili della corrente di rame al palo della luce che sta sulla strada, quindi non c'avevo manco il contatore. Non ce l'ha avuto mai il contatto. No, non c'avevamo il contatore, apposta sto a dire che diciamo, una situazione un po' particolare. Allora, vediamo un attimo qui, verifichiamo un attimo se si con quale gestore. Lei non sa con quale gestore si trova Ah, attualmente. forse non mi sono spiegato, non c'avevamo il gestore, noi se siamo attaccati coi fili al palo della luce della strada. Quindi quando, poi il comune quando accende la luce di sera, dentro casa ci arriva la corrente. Cioè, mi sta dicendo che per la sua casa lei non ce l'ha un contatore perché... No, non c'ho il contatore, noi aspettiamo le 8 che accendono la luce quelli del comune e accendiamo la luce fino alla mattina, poi il giorno stiamo senza luce, perché il giorno se ci vediamo, capito? Non è che dobbiamo sapere qualcosa. Utilizza quelle della comune. Certo, quella, la linea quella che passa che l'illuminazione per strada. Quella che passa per la strada. Se siamo attaccati là, però non lo sa nessuno, eh. Ma la sera come la fa? Non c'è la luce alla sera? Come non c'è la luce la sera? La sera c'è la luce perché il comune accende le luci quelle che passa sulla strada, accende i lampioni e noi c'è la luce del lampione. Col filo che viene, e accendiamo la lavatrice, accendiamo la televisione, accendiamo tutto, capito? Poi la mattina alle 8 spengono proprio, se ne va proprio la corrente, se ne va perché spengono questi del comune, staccano proprio la spina perché si è fatto giorno, capito? E allora se ne va la corrente pure da noi. Capisco, in questo modo lei non ce l'ha un Eh contatore. no, ha capito, e manco la paghiamo la corrente che non la paghiamo mai. Non la paga No, mai. e chi la paga la corrente? Se siamo attaccati al filo del comune, quindi la paghiamo mica. È un buon sistema, capito? Così ce l'abbiamo gratis. È un bel sistema, che bello. Ma per il gas come la fa per il gas? Oppure quella della strada, anche per il gas? Allora, il gas, mo te lo dico, allora passiamo per i gas, quando lasciano le bombole di fuori, quelle semivuote, noi se le portiamo Molto qualche. fortunata lei. E noi se sappiamo, le bombe le usate, siccome quando le levano c'è sta sempre un po' di gas dentro, le mettiamo al contrario, sotto sopra e ci saranno altri 2-3 kg di gas e noi cuciniamo pure col gas. Poi cuciniamo con la corrente pure perché abbiamo la stufa quella elettrica, tanta corrente non la paghiamo. Hai capito?